punto di approdo di un progetto che è iniziato lontano nel tempo e che finalmente oggi si concretizza in uno dei quattro temi che riguardano il progetto, che è proprio il potenziamento dell'emergenza urgenza nella Valle Arrosa. Il progetto riguarda anche un'attività continua, costante, tramite gli infermieri di famiglia, le ostetriche di comunità che intervengono nel domicilio dei pazienti, e il progetto dell'RSA aperta. Oggi però è il momento culmine in cui è avvenuta la consegna formale alle due croci che operano nel territorio, cioè la Croce Bianca di Pornassi e la Croce Rossa di Pieve di Teco, che hanno ricevuto in comodato d'uso gratuito questi due mezzi, ambulanze, mezzi sanitari avanzati, quindi dotati di strumentazione minima per poter prestare un soccorso immediato ed efficace direttamente sul territorio, 4x4, quindi dotati di abilità, agilità nel movimento in questi territori che sono particolarmente impervi e molto distanti dal primo pronto soccorso diversi chilometri. Quindi un progetto importante che oggi trova un compimento significativo nella consegna di questi due mezzi. Renato Adorno, presidente dell'Unione dei Comuni, oggi di fatto si è concretizzato un progetto importante. Questo è il significato, diciamo, vero e proprio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arrosa. Sì, è un progetto che è iniziato tantissimi anni fa, che sta incominciando a dare i frutti. Oggi è stata una giornata molto importante, ma quello che tengo a dire è che tutti i comuni, se lavorano e se credono veramente in un'unione come la nostra, probabilmente riusciremo ad avere altre giornate come oggi, altre giornate importanti, altre giornate che ci legheranno sempre di più al nostro territorio. E questa è una giornata importantissima perché è un segno tangibile che i progetti che sono stati messi in essere hanno un loro completamento, una loro soluzione. Questa delle ambulanze completa il progetto sugli aspetti emergenziali della salute, ma verrà nel breve completata dal secondo importante passaggio, che è quello dell'attivazione della casa di comunità in Pieve di Teco, che sarà una casa a servizio di tutta la valle, in cui contiamo di realizzare la progettualità di assistenza sia preventiva che terapeutica per gli abitanti della valle, ricordando che il 30% degli abitanti ha un'età superiore ai 65 anni, e poi dopo una formale assistenza che garantisca un servizio di alta qualità per tutti i cittadini. Siamo con i due presidenti delle croci, Croce Bianca di Pornassi e Croce Rossa di Pieve di Teco. Oggi è una giornata importante, però servono anche volontari. Io ho già molto un attimo fa, durante la cerimonia, durante la riunione, ho già evidenziato questo problema. Come vedete, queste due bellissime macchine sono pronte a far entrare in servizio, però abbiamo bisogno di reperire forze nuove per le due associazioni, la Bianca di Pornassio e la Rossa di Pieve, perché, come ho detto prima, non sono le due bandiere di colori diverse a dividerci, anzi rafforzano il lavoro che facciamo tutti i giorni in campo, e pertanto abbiamo bisogno di nuovi volontari che io ho fatto un appello ai sindaci e tutte le organizzazioni affinché possano poi reperire persone dal proprio territorio di far parte presso i nostri comitati. Sì, l'importante è salvare vite, e noi qui che presidiamo il territorio più scomodo e ai margini della provincia e più distante dal pronto soccorso, abbiamo un vantaggio di 50 minuti rispetto a chi dovesse partire dalla costa per venire su un intervento. Quindi noi della Croce Bianca e la Croce Rossa, che siamo molto amici e molto collegati, diciamo che facciamo la parte di coloro che tengono su questo lembo di Liguria per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda i servizi di emergenza. Noi questa mattina abbiamo chiesto l'aiuto a tutti, soprattutto ai sindaci dei comuni, alla regione e all'ASL, che in qualche modo ci diano un supporto, ci diano un aiuto,
perché da soli man mano che andiamo avanti è sempre più dura. Quindi speriamo che tutti insieme, uniti insieme, perché è l'unione che ci consente di andare avanti, tutti insieme riusciamo a sopravvivere e a continuare a dare un servizio importantissimo a tutta questa valle impervia, immensa, distante, dimenticata, poco abitata, ma bellissima e da salvaguardare e da aiutare. Dottor Polverini, a Pieve di Teco attivo il servizio infermiere di comunità. Di che cosa si tratta e quanti sono gli infermieri che lavorano sul territorio? Si tratta di un servizio formato da 5 infermieri che hanno in carico, prendono in carico la comunità di Pieve di Teco e comuni limitrofi. Hanno una specificità, è una figura che è stata implementata anche dal decreto ministeriale 77, molto importante, che si integra con quella che è la medicina di base nella presa in carico dell'utenza in una zona così disagiata, seppur bella.